Allora, buonasera ragazze e buon lunedì. Questo è un vlog. Rido per non piangere perché oggi sto proprio depressa. È la prima volta, che insomma provo a fare i vlog con questa videocamera. Cioè, ci avevo provato solo quando mi era arrivata e poi mai più. Però, siccome come sapete, penso perché avete visto prima il video, mi hanno rubato il telefono, non posso farlo attualmente perché quello che mi ha prestato un mio amico, a parte gli ho spaccato il vetro perché ovviamente piove sempre sul bagnato. Ma vi avrò già detto tutto in quel video, quindi non mi dilungo. Non posso registrare vlog perché ha una qualità davvero molto bassa e verrebbe una. Comunque sono cascata proprio oggi. Infatti, ho il ginocchio sanguinolento. Il problema è che dovevo andare a salsa, quindi neanche mi sono medicata. Cioè, raga, chi è impressionabile, non guardate, ma mi sono proprio sbucciata. Mo' mi vado a disinfettare. Comunque sono tipo le 10:30 e io devo cenare. Per cena ho solo verdure perché tanto vado diretta nel letto, mi faccio una doccia e dormo. Ho crauti e carote fatti lessi, tipo con l'acqua e basta. Ora ve li faccio vedere, ma tanto non è niente di buono. Raga, cena tristissima, alcune carote sono pure bruciate perché mi ero scordata il fuoco acceso. Però niente, a me tanto piacciono uguale. Ora ci metterò giusto un po' di olio, un po' di sale e le mangio. Quindi questa è la mia cena. Raga, buongiorno. La mia depressione è che a merda mi sono dovuta prendere una spremuta d'arancia di lui che adorerò prendere 18.000 calorie in questo cornetto. Comunque poi vi spiego bene perché faccio questa colazione. Allora, eccomi qua. Buon martedì di nuovo. Avete visto la mia colazione dei campioni. Ieri sera non ho più filmato. Io, raga, purtroppo con questa videocamera posso filmare solo dentro casa perché pesa. Poi ho pure paura, insomma, che mi riscippino. Non mi va di spendere altri 650 euro di videocamera pure. Quindi, in poche parole, niente, ho appena finito di filmare il video dove vi racconto la mia esperienza, quindi in questo vlog non mi dilungo. Ieri sera volevo raccontarvi un po', ma alla fine sono andata a letto a dormire, c'avevo sonno, fame e tutto, quindi ho preso e mi sono messa a dormire. E poi ieri ero veramente avvilita moralmente, perché poi ho avuto una discussione con il ragazzo con cui mi frequentavo, con cui mi frequento, quindi niente, ero proprio nervosa, capito? E quindi non c'avevo voglia di filmarmi. E in poche parole, niente che dirvi. Salsa è l'unica cosa bella di questo 2019. Ho scoperto una grande passione. Considerate che appunto ieri sono cascata, mi sono fatta male, ma sono andata lo stesso a salsa, anche disperata, insomma, che piangevo perché comunque mi sono fatta male. In più ho rotto il telefono, quello che mi hanno aiutato, cioè mi ha dato l'amico mio per ovviare fino a che non me ne faccio uno nuovo. E quindi ero proprio nervosa, però vi giuro, mi sono scaricata, sono tornata a casa, ero più leggera. È veramente stata la scoperta della vita. Oggi invece stamattina sono andata dalla psicologa dove abbiamo analizzato diversi aspetti della mia persona, insomma, cioè aspetti, sembra tipo che ho diverse personalità, no, comunque diciamo che ha notato molto che io spesso mi insulto da sola e comunque niente, in poche parole mi aiuta ad amarmi di più, cioè mi fa notare comunque dove sbaglio parlando di me stessa oppure comunque del mio aspetto fisico e niente, parliamo molto spesso della solitudine, cosa mi spaventa. Vi sto dicendo queste cose perché molti di voi insomma vorranno sapere di cosa parliamo. Ovviamente vi dico le cose più stupide. Perché poi ci sono cose serie purtroppo delle quali devo superare e il percorso sarà molto lungo, vi ho già detto, quindi io che pensavo che basteranno tipo 2 o 3 mesi, a che praticamente, cioè, da quello che ho capito dovrò fare un anno se non di più, e alcune cose purtroppo rimarranno per sempre impresse nella mia testa, nella mia memoria. E niente, vabbè, mo c'ho pure queste orecchiette da pazza. Oggi è la festa del papà, io vado a festeggiare a casa di mio padre, vado a cena da lui. Insomma, mia sorella si è trasferita nella casa, è andata finalmente a vivere col compagno e niente, sono felice per lei. Non ho capito se verrà a cena o dopo cena a casa di mio padre per festeggiare la festa del papà e mangiarci bignè da cicciottelle per San Giuseppe, di San Giuseppe. E niente, quindi andrò lì a casa di papà e
Niente, che dirvi, come sto? Sto un po' una merda. Molto spesso voi siete carine con me, di te, le fai bene a sfogarti con noi, poi ci stanno alcune che so di passato invece che mi criticano dicendo già la vita è tremenda, insomma ti ci metti pure te a lagnarti nei video, però purtroppo io sono questa, prendere o lasciare, cioè se io sono felice vi trasmetto positività, se io sono triste ma come faccio a trasmettervi felicità? Cioè, sarei falsa, sarei finta, non sarei me stessa. Io no, cioè, quando non me la sento di vloggare, non vloggo. Cioè, avete visto ieri, non è che ho vloggato, stamattina che stavo giù di morale, comunque non ho vloggato. E vloggo quando ne ho voglia, eppure se sono triste, io ve lo dico, sono triste, ho dei problemi reali nella vita, non posso inventarmi che va tutto bene, no? Che sono tutte rose e fiori. Eppure quando vi faccio vedere magari che è tutto rose e fiori, ci stanno sempre queste persone che dicono: Allan, sei depressa, va tutto bene, de che te lamenti? Cioè, comunque non va mai bene niente qua su YouTube. Vabbè, niente, mo sto a vedere come fa per sto telefono, per come ricomprarlo, per vedere perché mi sa che chiederò dei soldi, già ve l'ho detto anche nel video, e niente, sono un po' giù di corda e mo devo vedere un po' di cosette, devo vedere se ho delle entrate extra, magari mi metterò a fare qualche lavoretto, anche perché quei soldi mi servivano per andare in vacanza, per farmi i tatuaggi, per farmi affari miei, non per investirli. Poi quei soldi che non ho, quei soldi che pensavo di mettere da parte, ci volevo andare in vacanza, ci volevo fare i cavoli miei. Invece, mo, li devo investire in un telefono. Bello. Vabbè, raga, io intanto mi vado a preparare a vestire perché ho sto vestitino qua che è molto 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 carino, che è quello che avete visto nel video, diciamo, la mia amica mi compra i vestiti e ha una luna con le stelle, è nero, quindi a me piace, è stretto in vita, però comunque un po' leggerino, stamattina faceva caldo e niente, invece adesso fa freddo, quindi mi devo cambiare. E poi sì, non sono andata a lavoro oggi, mi sono presa proprio una giornata perché comunque non ho dormito, sono 4 giorni che non dormo, in quanto la delusione di aver perso il telefono, la tessera, i soldi, il portafoglio, i documenti, comunque mi ha snervato e quindi non ho dormito. In poche parole, niente, al lavoro anche lunedì ieri che sono andata, stavo veramente una merda, non ci stavo con la testa e poi io devo fare i conti al lavoro, ragazzi, sono impiegata commercialista, quindi devo fare i conti e non ci stavo con la testa, quindi oggi ho detto anziché fa cambio turno, tipo venire il pomeriggio, non vengo proprio, almeno mi posso godere la mia famiglia, sta in pace con loro e niente. Questo è. Adesso vado. E così almeno non gli arrivo tipo alle 10 di sera. Vi mando un bacio, non so se ci vedremo direttamente dopo o domani, vediamo. A seconda magari di quando torno, magari ci facciamo una mascherina e chiacchieriamo un po' ancora. Allora, sono tornata da cena da casa dei miei. Niente, sono un po' giù. Sono un misto tra malinconica e felice. Felice perché comunque Valerio era tutto contento, insomma, di farmi vedere la sua cameretta, anche se ovviamente io l'avevo già vista, insomma, così, mi ha chiesto anche di rimanere. E sono stata molto felice per mia sorella. Malinconica invece un po' perché comunque, cioè, vuoi o non vuoi, vedi tua sorella che si è fatta una famiglia e tu invece che sei sola. E quindi niente, sono un po' giù, però. Se non ho trovato le persone giuste, purtroppo, che devo fare? Di certo non posso e non voglio accontentarmi, quindi niente, vabbè. Mi è presa un po' a male, però sono felice per lei. Niente, che vi volevo dire? Che mia mamma mi ha comprato delle pasticche in erboristeria, ora ve le faccio vedere. Che sono queste qua che si chiamano tipo Sedi Vitax, Sedi qualcosa. Le ha prese in erboristeria, sono dell'Abuca, che è abbastanza famosa. Questi dice che è un integratore alimentare a base di piante officinali per favorire il sonno. Vedremo, vedremo, insomma, perché prima di andare da... Cioè, devo andare anche dalla psichiatra, però, insomma, voglio un attimo vedere se funzionano queste. Praticamente ci sta scritto che queste ne vanno assimilate dalle 2 o 3 alla sera per facilitare il sogno e migliorarne la qualità. E dice in caso di necessità uno alla mattina. Vabbè,
per allentare le tensioni giornaliere e promuovere il rilassamento. Vabbè, io invece ne prenderò solo due la sera, insomma, per andare a dormire. Poi in caso aumento la dose se vedo che non fa effetto, però parto da due. E niente, che altro dirvi? Penso nulla, le mie giornate depressive spero volgeranno a termine, perché comunque nel video non l'ho detto, ma cioè, allora, mi sono rotta una gamba, mi sono entrati i ladri, mi hanno scippato. Cioè, mi hanno prestato un telefono, io l'ho rotto il giorno stesso che me l'hanno dato. Cioè, raga, poi non mi chiedete perché sono depressa, perché insomma motivi ce ne ho. So pure tra un po' 30 anni che sognavo, cioè, il matrimonio, da avere già i figli, non c'ho nessuno dei due, manco il ragazzo, tra un po'. Quindi sono un po' giù. Però tanto sapete come sono, io mi riprendo, sono abbastanza forte, cioè sono molto determinata. E quindi niente, vabbè, sicuramente andranno meglio altre giornate. Mando un bacio e ci vediamo domani, che è mercoledì, e forse vado a fare ape. A domani. Buonasera ragazze, buon mercoledì. Allora, mi vedete già col giacchetto perché io sto per andare a fare aperitivo con Elisa e Sara. E niente, sono passata al volo a fare delle cose di spesa e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso le Kinder Delice, che sono le mie merendine preferite. Poi mi sono presa questo latte parzialmente scremato dell'Arborea e poi ho voluto provare questo qui, anche se io ho la centrifuga, però per quelle mattine che vado di corsa, che è il succo all'arancia italiano 100% frutta della yoga. E quindi niente, ho preso queste tre cavolatine perché proprio mi servivano. Oggi è stata una giornata così, cioè ho dovuto fare dei giri un po' importanti, insomma, tra psichiatra, medico di base, insomma, ho fatto questi giretti qua, quindi sono un po' depressa. E niente, infatti mo mi sbrigo che sta venendo a prendermi Elisa e andiamo da Straforno, quel locale, insomma, dove andiamo spesso a fare aperitivo a San Basilio, che costa tipo 7,50, insomma, l'aperitivo, e vi danno di tutto. Quindi niente, io mi sbrigo, mi lavo al voletto e poi esco. Ci vediamo dopo. Cioè, raga, sono arrivata con le bastarde, che praticamente niente, il cameriere mi ha detto a lei, e ci ho versato questo, io ho detto beh, a lei anche no, grazie. E loro hanno detto vabbè, mo facciamo il brindisi. Io ho fatto a che brindiamo? E lei, a lei, a lei, a lei. Cioè, io sono nera, non voglio brindare. Cioè, comunque siete contenti che Sara si è convertita a San Basilio? Ha paura di essere rapita, ma merda non sappia nessuno, quindi non so perché ha queste paure. Beh, sì, io spero che qualcuno mi sappia, però poi non mi sappia nessuno. Quindi, vabbè, niente, ci vediamo dopo, raga. Allora, raga, voi sapete che io non sputo un attimo, no? Però, cioè, quando ti arriva tutto ciò, io ovviamente sto zitta. Sarix, ti piace? Sì, mi piacciono le ciotoline da cagnolina. Adoro, infatti è il mio luogo preferito per un motivo. Perché Perché sei una almeno, cagna. no, perché tu sei una cagnetta, almeno stavo dicendo, la mia fidanzata può mangiare e si sente a suo agio. Amore, aspetta che ti riempio la ciotolina, Vai, mettiamo il biscotto. Oh, stai buona. C'è Yamma bella, Saretta. Buon giovedì ragazze, allora oggi nuova giornata di vlog, come vedete a casa, perché sono uscita in realtà con mio nipote e mia sorella, ma ripeto, la videocamera anche ieri l'ho portata fuori, ma non ci ho vloggato tanto perché è molto pesante e niente, vabbè. Comunque sono andata a fare la spesa, infatti vedete che dietro ci sta, perché vi ho registrato il video svuota la spesa. E niente, è andato online il video dove mi hanno appunto shippata, e devo dire la verità, molte vabbè sono state davvero cattive, dicendo tipo ma ti stai soffermando su un telefono come se non sa, cioè secondo me è gente che non sa, non è mai stata shippata, perché comunque c'è un trauma essere shippate, poi dopo che mi hanno rubato dentro casa, insomma non è che è proprio una cosa leggera. Poi ripeto, tanto è inutile parlarne perché secondo me io ho imparato una cosa nella vita: se uno non ci passa non potrà mai comprendere fino in fondo, quindi è inutile anche sprecare tempo e parole. Comunque volevo ringraziarvi perché la maggior parte di voi come sempre è stata carinissima e alcune di voi hanno detto di aprire le donazioni, che mi vogliono donare dei soldini. Comunque niente, io mo sto cercando di vedere di raccimolare un po' di soldi, sto vedendo tipo magari di fare le pulizie a ore, oppure voglio un attimo sentire al lavoro se mi riescono a dare magari un po' di liquidazione, visto che lavoro lì da tanto tempo, e almeno mi rifaccio il telefono, perché anche comprare magari un telefono
telefono riparativo adesso da 300-400 euro. Mi sembra un po' stupido per poi spenderne altri 1.300, cioè... allungo il brodo per spendere poi di più, sostanzialmente non mi sembra normale. Quindi mo vedo un secondo. Intanto devo andare a far riparare quel vetro, se no non riesco a usare niente. Comunque ora sistemo tutto e vado da mia sorella a prendere un caffè, che lei si è trasferita e c'è casetta nuova. Ora vediamo se mi dà il consenso di riprendere dentro casa sua. Vedremo, vedremo. E comunque niente, ci vediamo dopo. In caso comunque torno e faccio un po' di pulizie, quindi mi vedrete alle prese con le pulizie. Magari farò anche qualche ricettina stasera. Insomma, vi farò vedere cosa mi mangio. Allora ragazzi, io ho sempre questa coda orribile. Comunque, sono venuta a casa di mia sorella. Sono a casa di Mary. Sì, è bellissima casa sua. Ma vi faccio vedere qualcosa, giusto la cucina, perché le altre stanze deve un po' sistemare. Sembra che devo mangiare 13 persone, in realtà sono 3 tipi di verdure. Giuro. L'amo che fa solo verdure. Comunque, mo vi faccio vedere bene. Allora, guardate che figo, innanzitutto il lampadario, che è proprio bello, 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 bello. L'ha scelto lei. Una lampadina in croce. E questo è la cucina. Guardate che bello, soprattutto il muro che ha fatto, che è tipo, come si può dire, finto mattoncini, diciamo, sì, finto mattoncini. Con 13.000 stoviglie. Esatto, qua c'ha il frigo che, al contrario dei miei frighi, del mio frigo, dei miei frighi, è pieno. Sì, de Spritz Big Ride. Vedete quanto è alcolizzata, raga? E poi guardate che figo qua, che c'ha praticamente il vetro. Qui ci sono, ma è automatico? Devi spingerlo in su e poi rimane. Ok. E qua ci tiene i bicchieri. Vabbè, questo è il lavandino, insomma, che deve lavare i piatti, la pazza. Qui c'è la macchinetta del caffè, la pazza, che è buonissimo. Oggi l'ho provato. Poi ha fatto le verdure, queste che sono? Cime di rapa. Cime di rapa, raga. E le zucchine. E poi guardate che ha le luci sotto a... sopra alla, ai fornelli. Beh, come tutte le persone normali. Sì, no? Ma le mie è una sola e non è così luminoso. E poi guardate i faretti che riprendono la luce di là. Molto fighi, molto fighi. A me piace la sua, a me piace molto la sua cucina. Poi guardate il sale e il pepe, cioè molto organizzata. La regala di Silvia con Marco. Sì, sei molto organizzata, ci piace, ci piace. Beh, poi qua c'ho ancora così per... Vabbè, sì, ho capito, ti sei trasferita da un giorno, cioè. Ma a me comunque la cosa che mi piace di più è il contrasto tra il sopra che è bianco e il sotto che è marrone, molto carino. Guarda che figo questo. Ci faccio vedere, ci faccio vedere. Certo. Beh, non guardare qua, ci ho buttato le patate al momento. Ti piace spendere? A voglia. Guardate che figata. E niente, che altra stanza ci vuoi far vedere? Nessuna? Nessuna. Solo la cucina, che è quella sistemata, beh? Certo. Vabbè, niente, mo mi ha invitato a cena. Per me ho fatto cime di rapa e zucchine, perché dovete sapere che se non avessi fatto le verdure, mi avresti detto che ti avevo fatto la cenata grassa e non saresti rimasta. Esatto, perché io, ragazzi, ho cercato di stare a dieta quando sto a casa. Quando vado fuori no, però quando sto a casa almeno sì. E poi perché praticamente il suo ragazzo non le mangia. Io non capisco perché i maschi d'oggi non mangiano quasi mai nessuna verdura. Perché? E quindi niente, io e Betta stasera ci sacrificheremo e sarà il verdura day. Ne dico le cazzate, me. Ma in realtà c'è anche la carne per noi. Vabbè, però, nel senso, comunque, ceniamo leggere. A chi mi sa Lorenzo, devo rifare la pasta. Vabbè, mo vado a chiamare Lorenzo. Vabbè, niente, raga, poi quando sistemerà le altre stanze vi inquadrerò pure la sua casa. Magari comunque, prima avvisa, così mi pettino. Comunque, zop. Visto che c'ha la cipolletta da scappata di casa. Mamma mia, lei si sente sempre brutta. Quella che solo i pompieri conoscono. Non è normale. Pure i corrieri conoscono la cipolla antisesso e le pantofoline da pazza, i pigiamoni, quelli della nonna, insomma. Vabbè, ci vediamo dopo. Buongiorno, non ci fate caso ai miei capelli, la mia faccia, ma praticamente ieri ho fatto le 5, adesso sono le 10 e già sto in piedi perché sapete che soffro di insonnia. E niente, sto facendo colazione con il succo che ho comprato, questo qua 100% di arancia. Eccolo. E niente, per cibo, perché ovviamente io mangio anche, mi mangio due gallette. Queste sono le gallette, quelle di bio della Lidl. Oggi è sabato. Come avete visto, ieri io non ho vloggato per niente, perché scusate, in poche parole, sono andata con Giulia ad un appuntamento che lei aveva ed è riuscita, diciamo, a inserirmi anche a me. Infatti è stata davvero gentilissima.
Ma non vi svelo nulla perché comunque, insomma, sarà una cosa che faremo settimana prossima, no? Però vi do un indizio, si tratta di estetica, quindi sono curiosa di sapere se voi ci indovinate. E niente, poi dopo sono andata 3 ore a Salsa, quindi io non mi sono portata la videocamera perché sono stata tutto il giorno in giro e ho paura di essere scippata di nuovo, insomma già sono traumatizzata, non me ne serve un'altra. E poi dopo Salsa sono andata a un locale, insomma si chiama Meeting, che sta a Piazza Bologna e non è proprio un locale, diciamo c'è la musica, insomma si mangia, si beve e niente, abbiamo bevuto con gli amici miei e Elisa. Però anche lì non è che ho vloggato, ho conosciuto anche diversi ragazzi e ragazze, insomma ho più feeling io a parlare con i ragazzi perché le ragazze se la tirano un po' tutte, a me quando se la tirano vi giuro non le sopporto. E niente, devo dire la verità, sono stata bene anche se non sono andata a ballare. Questa sera sarò sempre con Elisa, andremo in un ristorante con appunto suo cugino e poi si ballerà. Diciamo che appunto ieri in poche parole, cioè ieri in poche parole, sto evitando a più non posso di fare cene e cose fuori, però ecco, gliel'ho promesso, quindi ci vado. E niente, come sono rimasta per il telefono, molti di voi mi hanno aiutato, devo essere onesta, sono rimasta senza parole, che persone che neanche mi conoscono sono state disposte a diciamo darmi dei soldi per aiutarmi, e è una cosa che io non avrei mai pensato. E però diciamo che molti di voi mi hanno scritto: guarda, ci stanno i gamer che fanno anche le live dove tu praticamente gli dai delle donazioni volontarie perché loro stanno lì al telefono al computer a giocare a intrattenerti, quindi cioè la tua è una causa più seria. Io cioè mi sento in colpa perché comunque il cellulare non è una causa seria, no? Però capisco anche che preferite magari vedere i vlog in giro piuttosto che questi casalinghi, e di conseguenza purtroppo non posso permettermi di fare ciò, e quindi niente, volete magari averli più subito e mi state aiutando. Io non posso che ringraziarvi, ovviamente ho ricevuto tante critiche, però ormai tanto ho capito che chi si espone o non vuoi sarà sempre diciamo del parere discordante, quindi che ci posso fare. Dal canto mio io comunque mi sono segnata tutti i nomi delle ragazze che mi hanno aiutato, mi sono segnata tutti i nomi delle ragazze che hanno condiviso un pensiero per sostenermi, e sicuramente appena potrò le premierò con dei pacchettini a sorpresa, ovviamente non tutte, però insomma ne selezionerò alcune random e le premierò per sdebitarmi, perché io non sono una che, cioè non mi piace diciamo ricevere senza dare, in poche parole, e quindi niente, cercherò un modo mio di sdebitarmi. Comunque al lavoro ho chiesto la liquidazione ma non me l'hanno acconsentita, in quanto comunque diciamo non è un bel periodo tra virgolette per, un po' per tutti, e quindi mi hanno detto: se poi la chiedi tu magari la chiede qualcun altro, noi non possiamo darla, cioè quindi non è che a una sì e l'altra no, a tutti o a nessuno, no? Ed è un ragionamento che anche io avrei fatto, per cui gli ho chiesto di fare degli straordinari, me li hanno acconsentiti, infatti farò 4 ore in più a settimana, 2 ore un giorno e 2 ore l'altro giorno, e poi dipende insomma, perché siccome ho tipo le visite psicologiche, queste cose qua, pomeriggio e tutto, devo un attimo organizzarmi. E poi niente, ho chiesto un prestito a mamma e papà, come vi avevo già anticipato, che mi hanno già dato, e quindi li sto mettendo da parte per farmi questo benedetto telefono, quindi sono felice e devo rimboccarmi le maniche, e sicuramente diciamo nel più breve tempo possibile, spero ad aprile, di farmelo. Detto questo, finisco di fare colazione, anche perché tra un po' viene il ragazzo con cui mi frequento, io devo pulire casa, fare una lavatrice, quindi vedo se riesco a farle adesso o se le farò dopo con voi. E poi devo mettere un video online, quindi mi sbrigo, se no non affitto più. Un bacio. Ci vediamo sicuramente stasera con Elisa, perché insomma penso di portare la videocamera se riesco, ma cioè già mi è cascata raga e volevo solo piangere. Vi ho detto tutto perché la sfiga mi perseguita. Però come molte di voi mi hanno detto, affronterò tutto col sorriso e non gliela darò vinta. E tu che c'hai da dire? Vuoi prendere il sole? Vuoi giocare? O prendi il sole? Che stavi a prendere il sole, mo? Mo ti metti là?
Kira! Bella lei! Raga, io ho musica depressiva e sto rifacendo il letto. E la lavatrice, mo devo pure piegare i panni. Buongiorno e buona domenica. Voi vedete praticamente uguale a ieri, perché in realtà io mi sono svegliata da poco. E ieri, come vi avevo già anticipato, non ho ripreso perché comunque non me la porto in giro, perché mi è cascata e non ho intenzione di pagare anche 600 euro di videocamera. Quindi niente, sono stata al Wood, che è un locale, diciamo, dove c'è musica, si fa aperitivo, buffet, insomma, per un totale di 20 euro. Non mi è piaciuto perché comunque l'età media comunque era molto alta e quindi mi sentivo un po' fuori luogo. Poi tutti i signori che ti osservavano, ti guardavano, mi dava proprio un fastidio, raga, io le odio queste cose perché mi sanno proprio di viscido e quindi non mi è piaciuto assolutamente. E poi praticamente attaccato sopra ci sta il Malecon, che è un locale dove si balla salsa e bachata, mettono balli di gruppo e si fa anche un po' di reggaeton, però principalmente salsa e bachata. Ecco, lì mi è piaciuto molto di più. Poi stavo con Elisa, il cugino, insomma gli amici del cugino, e in poche parole comunque il cugino ballava da 8 anni, quindi mi ha aiutato a ballare. Vabbè, ovviamente sbagliavo i passi e tutto, però mi sono divertita tanto. E niente, poi siamo andate a casa verso più o meno le 3, insomma stavo 3 e mezza, così stavo già a letto, quindi non ho fatto proprio tardissimo, considerando che le mie uscite solitamente finiscono verso le 5 le 6. Niente, mia sorella invece è andata al mare oggi, che è una bellissima giornata a Roma, è domenica, e io invece sto a casa, perlomeno la mattina, perché mi sono messa a spazzare il giardino esterno, visto che adesso che ci sono belle giornate lo stendino lo porto fuori. E nel giardino piccolo, diciamo, ci sono i balconi sopra, di conseguenza gli uccellini non vanno a rompere sui panni, non fanno i loro bisognini, mentre nel giardino fuori, quello più grande, dove solitamente io prima stendevo, ecco, ho evitato perché ogni tanto mi ritrovavo dei regali e i panni da rilavare. Ecco, questo vedete è il giardino esterno, è da pulire, raga, perché ovviamente non ho avuto tempo. Guardate qui, vedete, devo proprio sistemare tutto. E quindi niente, oggi forse mi metto a fare quel giardino perché è inguardabile. Ma vi faccio vedere quello piccolino esterno. Eccolo, è piccolissimo, vedete. Devo tra l'altro mettere una protezione alle ringhiere, perché sennò me vedono tutti. Vedete, ho portato fuori lo stendino, ma il pavimento si sta tipo asciugando. E ci stanno questi che l'ama se li deve venire a prendere, qua la scopetta da pazza che ho utilizzato per pulire. In più, raga, guardate qua, ci stanno tipo i panni da piegare. Guardate, devo rifare il letto. Là c'è già lo sgrassatore perché io li prendo dalla camera. Guardate che disastro. Io mi devo mettere proprio di buona lena a pulire sta camera e almeno un po' il giardino, a sradicare un po' le erbacce. L'unica cosa che mi dà fastidio è che, in poche parole, io soffro di allergia, quindi quando staccherò tipo le piante, le varietarie, così mi si seccheranno le mani, inizierò a gonfiare in viso, tutte bolle, e inizierò a lacrimare. Quindi è una cosa che veramente io rimando sempre. Infatti avete visto quanto è incolto il giardino, perché proprio sto male giorni e giorni. Però purtroppo lo devo fare e quindi niente, oggi mi metterò a farlo. E poi penso che pomeriggio mi vado a fare una passeggiata. Devo vedere se con Elisa o con il ragazzo col quale mi frequento. Mi ha invitato anche un altro a fare aperitivo, però purtroppo io sono, quando cioè mi prendo una persona, non riesco a uscire con due insieme. Se non mi prende, sì, ma se mi prende, no. Quindi ovviamente ho rifiutato l'invito di questo ragazzo. E se riesco vi riprendo mentre pulisco un po' il giardino. Altrimenti insomma ci vediamo magari pomeriggio o altrimenti domani. Insomma, a seconda, se vedete che sta continuando il minutaggio, vuol dire che ho fatto altro, altrimenti no. Allora, ho appena finito di fare la camera, quindi mi sono messa a cucinare e vi ho registrato un pezzo di What a Hit in a Day, di questo piatto, che anche se lo vedete così può farvi un po' schifo, vi giuro che è buonissimo. È tipo pollo con bocconcini di pollo cremosi con verdure, ed è un pranzo leggero e abbastanza buono secondo me. Comunque poi vi ho registrato il What a Hit in a Day, quindi lo vedrete prima o poi. E niente, adesso mi metto a pranzare, dopo pomeriggio inizierò a fare fuori e penso comunque di riuscire a riprendere, insomma si spera. Buon appetito, lo amo. Raga, alla fine da pazza sono uscita,
Altro che sistemare il giardino. Ma quando mai? E in tutto ciò sto con la mia amichetta Elisa. Okay, che hai detto che sistemavi il giardino? Sì, ovviamente. Ma che bugiarda che sei. È una grossa bugiarda. Nei tempi morti dovevo fare qualcosa di utile in vita ma mia. Ma quando? Sta sdraiata sul letto. A falsa all'aria. Sistemo il giardino. Io non ho mai visto sistemare il giardino. L'ho sentita parecchie volte. Ci va sta stronzata. Però... sarà che io la conosco ormai. Quindi mi dice queste cose non ci faccio più caso. Ma invece è stata là a crederci che lei sistema il giardino. Dico talmente tanto. L'hai detto oggi. L'hai detto oggi che è domenica. Ok, che sarà? 23? No, 24. 24? Voglio vedere quando sistema il giardino. Io non ce la faccio, ti giuro, mi fa sentire tanto male. No, se aspetterà l'estate che si secca tutte, che c'hai le piante, insomma, come c'hai? Sì, le piante. Se seccheranno. In realtà è l'ortica. Ah, è certo, stai a parcheggiare quella facile. Vabbè, niente, siamo andati a mangiare un gelato vicino dove lavora Elisa. Lei l'ha già finito perché ne ha preso uno light. Io invece da obesa ne ho preso uno gigante. Non ho preso uno light, ne ho preso uno leggermente più piccolo. Invece io da obesa ne ho dovuto prendere uno medio. Attivo, però tutti si sono fatti spartita. Cioè, non attivo, siamo andati. E quindi no, no, siamo al centro di Roma. Sto facendo la ZDL. Uno è andato a sinistra, un altro a destra. Ti mettono ansia? Sì, neanche era attivo il varco. Esatto. Ma vabbè. Comunque stiamo andando a Trastevere perché Elisa ha deciso di farmi fare dopo il gelato una passeggiata romantica. Ma sì. Perché nessuno ce le fa mai fare, allora ce le facciamo da sole. A farsele fa da sole, esatto. Esatto. Oh, comunque è buonissimo il cioccolato questo, è solidificato dentro, eh. Raga, cioccolato e cioccolato. Da obesa proprio. Bella però questo rossetto. Sì, giusto nella videocamera però. No. Nel video sono una merda, però. Che rossetto è? Di Astra. Vedi? Bene. Tutto sul cono. Non dare questi indizi. Ci vediamo dopo, raga. Raga, Elisa mi ha portato in un posto romantico che è il giardino degli aranci dove si vede Roma. E adoro, ovviamente là c'è il Tevere, poi faccio come nelle storie, lì c'è San Pietro e poi non so più niente. Terra della patria. L'altare della patria, vedete chi è informato? Brava, da vicino, guarda. No, tranquilla, tanto non c'è lo zoom in avanti. È proprio scema. Buonasera ragazzi, allora sono appena tornata a casa con Elisa, alla fine abbiamo fatto un giretto anche al centro, siamo andate a Via del Corso, dopodiché siamo andate a cena da mia sorella, siccome però era saltata la corrente non ho ripreso nulla. Adesso sono le 10:30 e sono tornata a casa mia. Mi sono scordata di farvi vedere dei pacchetti, allora Purobio mi ha inviato questo che contiene diverse maschere, vedete? C'è la maschera Miranda, insomma, ogni maschera, vedete, la maschera Brenda, la maschera Olivia, Kelly, insomma ogni maschera ha dei diversi principi. E sono tutte maschere ovviamente bio. Poi Urban Decay mi ha mandato il setting spray, il primer potion e il mascara perversion. E io questi due penso, comunque qualcosa metterò in palio per una ragazza che mi ha appunto donato dei soldini. Insomma farò un'estrazione random tra le ragazze che comunque mi hanno aiutata. E poi ovviamente anche con quelle che non mi hanno potuto aiutare ma hanno condiviso il loro pensiero taggandomi e diciamo prendendo le mie difese, ecco, sicuramente le premierò, insomma se riesco ne volevo premiare tre, se non riesco almeno una, anche perché insomma siete state davvero carinissime e quindi niente, sicuramente ci sarà un giveaway nascosto che darò il nome su Instagram. E poi l'ultimo pacchetto che ho ricevuto è questo qua di Benefit, che praticamente contiene tutti i prodotti per avere delle sopracciglia perfette. Quindi io ringrazio anche Benefit per questa bellissima scatolina. Detto questo, ragazzi, allora mi metto a editare un video che dovrò far uscire domani e poi niente, vi saluto. Volevo ringraziarvi che a tutte quelle che vedranno questo vlog, insomma, anche se è molto 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 casareccio, cioè non ho fatto praticamente nessuna cosa fuori. Purtroppo è così, finché non riesco, insomma, vedrò come fare, però finché non c'ho il nuovo telefono non ci
ci saranno vlog chissà quanto consistenti, ecco. E niente, sicuramente ci vediamo domani. Adesso mi metto a aggiornare l'agenda con tutti gli appuntamenti con settimana, perché devo fare 3000 cose e ho paura di scordarmi, tra cui domani vado al Bro Bar di Benefit a farmi le sopracciglia, quindi nel prossimo vlog vedrete il tutto che ho appunto prenotato lì. E come sempre io vi ringrazio per averlo visto, vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo vlog.